Pace e bene a voi qui presenti e a quanti sono in collegamento via internet, do un cordiale benvenuto. Iniziamo le letture della cattedra di San Pietro con il canto Chiesa di Dio. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, oggi, 22 febbraio, potremmo dire due feste in una, perché oggi sì, è la festa della cattedra di San Pietro, che ora faremo le letture, ma è anche il venerdì delle ceneri, scusate, il mercoledì delle ceneri. E quindi con questo giorno diamo inizio alla Quaresima ed è una doppia festa perché oggi è mercoledì delle ceneri, l'inizio della Quaresima, ma è anche la cattedra di San Pietro. Due feste in una soltanto. Dato che però oggi siamo entrati in Quaresima, al Vangelo non faremo l'alleluia, ma faremo già il canto della Quaresima. Bene, e ora iniziamo tutti insieme questo momento di preghiera. Kyrie, Kyrie, eleison. Insieme. Kyrie, Kyrie, eleison. Criste, Criste, eleison. Criste, Criste, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria.
gloria in excelsis Deo. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Insieme. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Lode e onore a te, Signore Gesù. Insieme. Lode e onore a te, Signore Gesù. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli.
ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Lode a te, o Cristo. Tra un'ora, alle ore 18, le letture del mercoledì delle ceneri, venerdì, cioè dopodomani, alle ore 17, la Via Crucis, e alle ore 18 le letture del giorno. Come vi ho detto, ogni venerdì di Quaresima ha alle 17 la Via Crucis e alle 18 le letture. E ora terminiamo questo momento di preghiera, dato che tra un'ora ci saranno le letture della Quaresima. Terminiamo questo momento di preghiera con il canto Purificami, o Signore. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nel tuo affetto cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore. Insieme. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Il mio peccato io lo riconosco, il mio errore mi è sempre dinanzi. Contro te solo peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Insieme. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Ci vediamo tra un'ora per le letture dell'inizio della Quaresima. A presto!